diverse dal punto di vista politico, ma quando uno che lavorava nello stesso reparto, nello stesso ufficio, nella stessa squadra, se aveva dei problemi, tutti quanti si preoccupavano come possiamo aiutarti, come possiamo contribuire a farti uscire da questa condizione. E era grazie a questo fatto che si è partiti, si è riusciti a ripartire dopo un decennio di non risultati e di arretramenti anche su certi aspetti, e contemporaneamente costruire un percorso che ha portato a rendere concreti e operativi alcuni principi e valori presenti nella Costituzione, che è nata dalla resistenza e dai valori che è stata la loro base. Certo, permettetemi prima, vedo dove è scappato il sindaco, perché non volevo prima fare osservazioni sulle... La mia esperienza parte da una cosa che è molto simile, se volete, anch'io, quella di Gianni, con una piccola differenza, che io molto più giovane, appena compiuto 14 anni, andai a Milano, non con la famiglia, con una cugina, e incominciai a lavorare in fabbrica. Lui fu eletto delegato, e i delegati allora non c'erano quando io ero in fabbrica, mi elessero, giovanissimo, in commissione interna e mi trovai a fare le lotte degli anni 50, che anticiparono. E poi via via, non sto a raccontare la mia esperienza, che dobbiamo parlare invece dei contenuti del libro di Gianni e fare una riflessione su quello. Dico solo un dato: tra qualche mese, con l'anno prossimo, sono 70 anni da quando è entrato in fabbrica e mi sono iscritto al sindacato. Credo che basti questo. Le altre esperienze sono state nel sindacato, sono state nel partito, sono state alla Camera, al Senato, al governo, perché sono fatto parte anche del primo governo Prodi, e via via, formato dai partigiani della Repubblica del Cansiglio, perché ero un ragazzino, ma lì erano migliaia di partigiani che combatterono e conquistarono la liberazione, terminata l'attività, il Parlamento ha pensato che era mio dovere dare un contributo, quindi dire sì alla richiesta dei partigiani, e da allora opero nell'associazione dei partigiani. Scusatemi, ho voluto sottolineare questo perché più che senatore considero più importante l'esperienza fatta e vissuta, e che continuo a vivere quel mondo del lavoro. Vi è un dato che ci fa vivere Gianni. L'esperienza di arrivare a Milano e fare i primi anni di vita assieme degli studenti, e quindi contemporaneamente avere un confronto politico che non era con la sua attività di freelance fotografo, ma quella con gli studenti e contemporaneamente con le battaglie politiche che si erano aperte nel movimento studentesco, nelle università, nel paese, nei confronti dei... E poi successivamente l'esperienza all'Innocenzo. Se mi permettete prima di fare un attimo di riflessione su quella esperienza, è che lui è entrato in fabbrica, avendo fatto anche sulla base della vita vissuta assieme
agli studenti del Movimento Studentesco Milanese. A quella esperienza entrato in fabbrica fu eletto delegato, che era il passaggio e quindi la battaglia per la conquista dei diritti. Vorrei a questo riguardo ricordare, perché spesso si dimentica, non si fa ridere. Passato il 48, rotta l'unità sindacale, non è che i rinnovi contrattuali avvenivano, si trasformavano in diritti i principi fissati nella Costituzione, perché le porte o le portinerie delle fabbriche erano chiuse alla Costituzione. Fu partendo dalla trasformazione delle vecchie forme di lavoro al fordismo, all'automatismo, alle linee, alle catene di montaggio e contemporaneamente alle condizioni di intreccio. Gianni era uno, Antonio è stato un altro, ma in Lombardia in quegli anni sono 2 milioni quelli che partiti da varie realtà, dalla Sicilia al Friuli, sono arrivati in Lombardia e sono entrati in fabbrica. Erano condizioni che rispetto all'esperienza di ognuno, in particolare della campagna, era profondamente diverso. Ma c'è un momento in cui era il momento in cui non si era come persone che si definivano i tempi, le modalità con cui ci si muoveva sul lavoro, ma la nostra vita per 8 o 9 ore al giorno minimo era condizionata dalle macchine, dai tempi che ci fissavano le macchine, dai ritmi con cui passavano le catene oppure i tappeti, e assieme di lavorazione di montaggio. Conquistare delle condizioni che consentissero almeno di vivere non era semplice. Se mi permettete, racconto un'esperienza. Io lavoravo in una fabbrica dove la maggioranza erano donne, la Borletti, è conosciuta più per le macchine per cucire Borletti Punti Perfetti. Anche nel frattempo, in quegli anni, anni 50, si misero le catene, le linee di montaggio e primo aspetto era quello delle condizioni di vita, che siccome non potevi abbandonare il posto di lavoro neanche quando avevi bisogni fisiologici, incominciò la lotta da parte delle donne. Se permettetemi di raccontare questo così. E mi ricordo che dopo giorni di sciopero che avevano effettuato, l'azienda ci disse: c'è una soluzione, 2 pause giornaliere, dalle 10 alle 10 e 10, dalle 15 alle 15 e 10, in modo che... E mi ricordo che andai qualità di componente della commissione interna a tenere l'assemblea, a illustrare il reparto quali che erano i risultati. Parto da questo, c'erano i premi, gli aumenti. Immediatamente dico: allora noi pensiamo che... Come pensiamo che? Ma te sei proprio in bagaglio, te capisci niente. Perché ti tenete in bagno a orari fissi e quindi non si può fare un accordo del genere, non si può non tener conto di quelle che sono le nostre condizioni di lavoro. E dice: fino a quando non cambiate, noi dobbiamo aver garantito i sostituti in qualsiasi momento del giorno, dobbiamo essere garantiti perché quando portiamo qui i bambini dobbiamo dargli il latte,
dobbiamo essere in condizioni anche di salvaguardarci, eccetera. Fu la prima esperienza che ebbi della battaglia per la tutela della salute e delle condizioni di lavoro. È assicurato oggi? Ho seri dubbi, poi ne parlo un attimo. Ma da quella esperienza si arrivò rapidamente a un'altra esperienza, che è quella degli elettromeccanici. Siccome si era fatto l'accordo con la Confindustria che per i siderurgici c'erano state 2 ore di riduzione d'orario di lavoro a parità di retribuzione, si chiedeva, l'elettromeccanica era il settore che più si era sviluppato in quella fase, che vi fosse la riduzione dell'orario di lavoro, il premio, la contrattazione delle condizioni di lavoro. La risposta della Confindustria fu, disse, no, noi non trattiamo. Incominciò la lotta e si presentò la piattaforma in ogni fabbrica. Andò avanti mesi quella lotta. Fondamentalmente fu una cosa milanese e in qualche azienda lombarda e solo nelle partecipazioni statali di Genova. Però gli scioperi continuarono assieme a manifestazioni. E si fece la commissione della scure, che controllava in ogni azienda se quelle che erano le proposte di accordo corrispondevano a quella che era la piattaforma generale. Tant'è che portò in più di un'azienda ad andare avanti la battaglia, anche se vi erano dei commissioni interne che dicevano, abbiamo già fatto tante di quelle ore, stiamo andando verso le 200 ore di sciopero, bisogna smetterlo, bisogna fermare l'accordo. Fu una battaglia che diede l'avvio a un processo di unità dopo la rottura che c'era stata nel 1948 e contemporaneamente di obiettivi, e portò alla stagione del contratto del 1962, di cui nel volume si parla. Ma siccome l'ho già fatta per questa parte già lunga, quello del 62, 208 ore di sciopero continuati, portò per la prima volta a fare il contratto con le partecipazioni statali e con la Confindustria, perché non c'era la Federmeccanica allora, e portò ai risultati: riduzione dell'orario di lavoro, riconoscimento del ruolo del sindacato e via. Sulla base di quella esperienza, ricordo che i meccanici, esperienza vale ugualmente per i tessili ma non per tutte le categorie, 62, 65, 68, 72, 75, sono 5 rinnovi contrattuali, oltre che le conquiste sociali, che porta a cambiare la nostra vita. Prima, se ero un impiegato, a partire dal 47, l'impiegato aveva 40 ore a settimana, ma se ero un operaio siderurgico o edile, 48, perché il tuo lavoro dell'operaio era più leggero. È evidente che se ero un impiegato, siccome eri tutto affaticato, avevi diritto a un mese di ferie retribuite. Se eri un operaio, una settimana. Potrei continuare. Si portò con quei 5 contratti a un cambiamento che trasformò i rapporti di lavoro. Le 40 ore per tutti, il mese di ferie per tutti, basta la differenziazione fra maschio e femmina e età e giovani per quanto riguarda le qualifiche, l'inquadramento unico, che quindi faceva fare il primo passo in avanti decisivo, e contemporaneamente il diritto alla contrattazione sindacale aziendale integrativa del contratto nazionale, il diritto di eleggere i rappresentanti dei lavoratori, cioè i consigli di fabbrica, fra gli operai, fra gli impiegati, il diritto ad avere 150 ore, chi non aveva
fatto le medie per andare a recuperare l'insegnamento e contemporaneamente sul piano sociale la conquista dello Statuto dei diritti dei lavoratori. 30 maggio 1970, finalmente la Costituzione approvata nel 1948 entra in fabbrica perché vengono riconosciuti i diritti. Contemporaneamente si fa il grande salto e siamo un po' prima, dovremmo spesso ricordarlo. Se non avevo il libretto della mutua, non avevo diritto all'assistenza sanitaria, non avevo il diritto nemmeno alla visita medica, ma per avere il libretto sanitario dovevo lavorare. Io ero l'unico che aveva il libretto di lavoro col mio, cioè il libretto sanitario col mio, avevano diritto 9 persone, perché erano i 7 fratelli più padre, madre e nonno. Ma se non l'avessi avuto nemmeno io quel rapporto, non si aveva questo diritto. La battaglia è stata più lunga su questo, fino al 1978. Ma negli anni 70 abbiamo incominciato a fare la prima battaglia per quanto riguarda le pensioni. Si è incominciato a costruire un sistema universale. Cioè, solo 15 anni, 60-75, in cui l'Italia è cambiata economicamente. La Lombardia aveva 2 milioni di emigrati interni al paese, ma nel contempo era cambiata dal punto di vista dei diritti, delle condizioni, eccetera. L'ho fatto molto schematicamente, ma è il cambiamento profondo che ha fatto fare. Allora, si apre in quella fase, il libro ce la fa vivere, Gianni l'ha vissuto anche lui in fabbrica, è che si inizia una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda i rapporti internazionali. Prima, per brevità, non ho parlato dell'Europa, della comunità economica del carbone e dell'acciaio e via via. Nel frattempo che lui cambia, è lavoratore degli innocenti, allora non si chiamava Leila, esatto. Sono innocenti, la Leila c'era in un settore perché, non avendo aderito alla comunità economica europea, per vendere le tue macchine dovevi pagare le tasse all'Italia. In quegli anni la Leila aderisce anche lei alla comunità economica europea, non deve più pagare le tasse. Immediatamente cosa ci troviamo di fronte? Che la Leila dice: io voglio vendere la mia fabbrica, perché a questo punto non pago più le tasse, non faccio più fare il montaggio delle mie auto alla Brate. Innocenti aveva tanti reparti, ma vuol chiudere la fabbrica, vuol vendere la tendenza. A luglio dice tutti in mobilità, e ricordo che facendo, perché nel frattempo anch'io avevo cambiato la responsabilità, ero segretario provinciale, diventato segretario proprio in quei mesi, segretario provinciale della FIOM, e decidemmo di sabato la prima grande iniziativa contro gli orientamenti della lei. Partimmo da Lambrate e andammo fino in Piazza del Duomo, dove anche con la presenza del sindaco Agnasi ci disse: non consentiremo allora di muoversi in queste direzioni. Era l'inizio. Però, rientrati dalle ferie, non solo non avevamo avuto un passo indietro, ma mentre eravamo a Roma a fare una trattativa con il ministro dell'industria e il ministro del lavoro, le confederazioni sindacali, oltre che i sindacati di categoria, la Leila inviò le lettere di licenziamento a tutti i 1700 lavoratori. Ricordo che
rientrammo al mattino presto, facemmo l'assemblea e assumemmo una decisione storica. Dobbiamo fare in modo che non portino via le macchine, non smontino le catene, dobbiamo fare in modo che vi sia la presenza nostra, ma se diciamo che è l'occupazione va a finire che magari ci mandano qui e ci cacciano via tutti. Allora decidemmo che il nostro era un presidio, con i lavoratori della Lega, un presidio giorno e notte, senza interruzioni, tutti i giorni, fino a quando il governo, la Lega, non si sarebbe raggiunto l'accordo. Facile a dire, siamo partiti, passavano le settimane e i mesi, ma la prima difficoltà, carissime e carissimi, era questa dopo il primo giorno. Lei ha deciso di chiudere, ha incominciato a chiudere la mensa. Fare il presidio giorno e notte vuol dire garantire il pasto. A mezzogiorno e alla sera, altrimenti come fanno a stare qui a fare il presidio? E quindi il primo confronto nei confronti del Comune di Milano, che attraverso i suoi servizi sociali arrivava con i furgoni e ci portava i pasti mezzogiorno e sera. Eh sì, ma siccome non c'è per tutti la cassa integrazione, c'è chi è qui a fare il presidio giorno e notte ma non c'è una birra, come fa a cantare? Non era semplice. Era come raccogliere finanziamenti che ci consentissero di garantire non solo ai pasti, ai mariti che fondamentalmente erano uomini allora, che era dato per quanto riguarda i pasti, ma come realizzare il sostegno finanziario? Possiamo dimenticare il grande rapporto che stabilimmo con la Curia, con l'Arcivescovado di Milano? La Chiesa fece una scelta e disse, si rivolse a tutte le parrocchie, almeno per un paio di domeniche, quando fate messa, alla fine dovete raccogliere i soldi, fare la sottoscrizione, non l'elemosina per la Chiesa, ma la sottoscrizione per i lavoratori e gli innocenti che sono in difesa dell'occupazione. E avremmo una grande mobilitazione, non solo, ma tant'è che il Cardinale di Milano venne agli innocenti a fare la messa di Natale, che vi era un continuo rapporto. Bisognava rapportarsi con la città, che ci aiutasse. Come dimenticare il ruolo dei pittori, degli scultori, degli artisti? Donarono centinaia di quadri, decine e decine di sculture, facemmo la mostra che era a sostegno, ma contemporaneamente operarono per vendere quelle opere e tutti i ricavati erano a sostegno dei lavoratori innocenti. Come le cooperative ci aiutavano? Come e contemporaneamente come facevamo le lotte? Avevamo superato i 120 giorni, avevamo un atteggiamento che non era di apertura, ma con tanta determinazione continuavamo il presidio, la mobilitazione, uno sciopero generale dei meccanici con una manifestazione davanti agli innocenti e alla Brate, ma anche lo sciopero generale con una piazza del Duomo che non conteneva tutti quelli che vennero alla manifestazione. Era una delle più grandi manifestazioni del dopoguerra fino a quel momento. Quindi una battaglia che era di carattere aziendale, ma che aveva un investimento generale. Ma c'era anche un altro problema, e cioè se la Leyland poteva essere arrivata alla decisione che o prendete la fabbrica, non la prende nessuno, io chiudo e licenzio tutti, nel momento in cui faccio parte della
comunità europea, la comunità europea non poteva non interessarsi di questa cosa. E noi non potevamo non avere un rapporto sindacale di carattere europeo. Tant'è che si partì da quel momento e da allora poi diventò un diritto europeo che le multinazionali devono avere dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori di tutti gli stabilimenti che vi sono in Europa. E ogni anno la direzione delle multinazionali deve riunire i rappresentanti di tutti gli stabilimenti e illustrare quali sono i contenuti, quali sono le prospettive. Vi era quindi una battaglia, scusatemi, che è durata mesi, che aveva un rapporto con la Chiesa, con la cultura, con i cittadini, con le amministrazioni e contemporaneamente anche l'indicazione di obiettivi. E portò a dei risultati che riguardavano sia i lavoratori degli innocenti Leila, sia le prospettive. Anche su questo, e nelle pagine se ne parla, era come operare, perché fino all'ultimo tentarono di vendere la fabbrica alla Fiat, oppure il compromesso all'Alfa Romeo per poi mettere tutto alla Fiat. Che cosa ha significato? Credo che l'abbiamo presente. Aveva avuto quel rapporto con la Fiat per quanto riguarda l'Alfa, ha portato alla chiusura dell'Alfa e alla scomparsa degli stabilimenti. Volevano fare la stessa fine. Volevano poi dire, allora la diamo alla Geti. No, ci deve essere una combinazione. Riuscimmo al Ministero del Lavoro e dell'Industria, in un rapporto con le confederazioni, a realizzare un accordo che prevedeva la partecipazione della GEPI, che era un ente a partecipazione statale, e del Tommaso, che aveva un periodo di cassa integrazione, ma poi sarebbe riaperto e garantire l'occupazione dei lavoratori e chi contemporaneamente non aveva quella prospettiva, cercare delle soluzioni nelle altre aziende. Fu una battaglia non semplice, ma ce la facemmo. Ricordo, dopo 132 giorni, il presidio permanente della fabbrica, quando ritornando da Roma, dopo che avevamo siglato, non ancora prima, siglato l'accordo, tenemmo l'assemblea in fabbrica, anche se vi era una tensione molto forte, qui fu l'approvazione quasi all'unanimità della cosa. Ho raccontato questa esperienza perché, e queste vicende, perché Gianni le ha vissute, ha partecipato, ha combattuto assieme agli altri, anche se aveva degli orientamenti dal punto di vista politico che lo portava in posizioni critiche, sia nei confronti dei sindacati che anche dal punto di vista politico, ma questo non lo fece arretrare. E dopo quella esperienza, si trova nelle pagine, vive un'altra grande esperienza. Scusate, prima ho saltato una cosa, per quando firmammo l'accordo non avevamo poi come nella fase di transizione risolvere il problema per quanto riguarda i lavoratori. Riuscimmo a costringere la regione a prendere un centro di formazione e fare la formazione professionale a tutti i lavoratori in attesa che o rientrassero in fabbrica o che collocassero. Ma voglio dire questo perché anche in questo grande contribuire. Dopo quell'esperienza in fabbrica, lui vive un'altra grande esperienza, che è quella di diventare funzionario sindacale, dirigere il sindacato metalmeccanici della CISL a Monza e Brianza, e l'esperienza ha fatto innocenti
agli innocenti non è che non servisse, perché parlare della Brianza e fare il segretario dei metalmeccanici di una delle federazioni della FLM voleva dire misurarsi e confrontarsi con grandi aziende come la Philips, dato per quanto riguarda i pasti, ma come realizzare il sostegno finanziario? Possiamo dimenticare il grande rapporto che stabilimmo con la Curia, con l'Arcivescovado di Milano? La Chiesa fece una scelta e disse, si rivolse a tutte le parrocchie, almeno per un paio di domeniche, quando fate messa, alla fine dovete raccogliere i soldi, fare la sottoscrizione, non l'elemosina per la Chiesa, ma la sottoscrizione per i lavoratori degli innocenti che sono in difesa dell'occupazione. E avremmo una grande mobilitazione, non solo, ma perché che il Cardinale di Milano venne agli innocenti a fare la messa di Natale, che vi era un continuo rapporto. Bisognava rapportarsi con la città, che ci aiutasse. Come dimenticare il ruolo dei pittori, degli scultori, degli artisti? Donarono centinaia di quadri, decine e decine di sculture, facemmo la mostra che era a sostegno, ma contemporaneamente operarono per vendere quelle opere e tutti i ricavati erano a sostegno dei lavoratori innocenti. Come le cooperative ci aiutavano? Come e contemporaneamente come facevano le lotte? Avevamo superato i 120 giorni, avevamo un atteggiamento che non era di apertura, ma con tanta determinazione continuavamo il presidio, la mobilitazione, uno sciopero generale dei metalmeccanici con una manifestazione davanti agli innocenti e alla Brate, ma anche lo sciopero generale con una piazza del Duomo che non conteneva tutti quelli che vennero alla manifestazione. Era una delle più grandi manifestazioni del dopoguerra fino a quel momento. Quindi una battaglia che era di carattere aziendale, ma che aveva un investimento generale. Ma c'era anche un altro problema, e cioè se la Leyland poteva essere arrivata alla decisione che o prendete la fabbrica, non la prende nessuno, io chiudo e licenzio tutti, nel momento in cui faccio parte della comunità europea, la comunità europea non poteva non interessarsi di questa cosa e noi non potevamo non avere un rapporto sindacale di carattere europeo, tant'è che si partì da quel momento e da allora poi diventò un diritto europeo che le multinazionali devono avere dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori di tutti gli stabilimenti che vi sono in Europa, e ogni anno la direzione delle multinazionali deve riunire i rappresentanti di tutti gli stabilimenti e illustrare quali sono i contenuti, quali sono le prospettive. Vi era quindi una battaglia, scusatemi, che è durata mesi, che aveva un rapporto con la Chiesa, con la cultura, con i cittadini, con le amministrazioni e contemporaneamente anche l'indicazione di obiettivi, e portò a dei risultati che riguardavano sia i lavoratori degli innocenti Leila, sia le prospettive. Anche su questo, e nelle pagine se ne parla, era come operare, perché fino all'ultimo tentarono di vendere la fabbrica alla Fiat, oppure il compromesso all'Alfa Romeo per poi mettere tutto alla Fiat. Che cosa ha significato? Credo che l'abbiamo presente. Aveva avuto quel rapporto con la Fiat per quanto riguarda l'Alfa, ha portato alla chiusura dell'Alfa e alla scomparsa degli stabilimenti. Volevano fare la stessa fine.
Volevano poi dire, allora la diamo alla Gepi. No, ci deve essere una combinazione. Riuscimmo al Ministero del Lavoro e dell'Industria, in un rapporto con le confederazioni, a realizzare un accordo che prevedeva la partecipazione della Gepi, chiaramente a partecipazione statale, e del Tommaso, che aveva un periodo di cassa integrazione, ma poi sarebbe riaperto e garantire l'occupazione dei lavoratori e chi contemporaneamente non aveva quella prospettiva cercare delle soluzioni nelle altre aziende. Fu una battaglia non semplice, ma ce la facemmo. Ricordo, dopo 132 giorni, il presidio permanente della fabbrica, quando ritornando da Roma, dopo che avevamo siglato, non ancora prima, siglato l'accordo, tenemmo l'assemblea in fabbrica, anche se vi era una tensione molto forte, qui fu l'approvazione quasi all'unanimità dell'accordo. Ho raccontato questa esperienza perché, e queste vicende, perché Gianni li ha vissute, ha partecipato, ha combattuto assieme agli altri, anche se aveva degli orientamenti dal punto di vista politico che lo portava in posizioni critiche, sia nei confronti dei sindacati che anche dal punto di vista politico, ma questo non lo fece arretrare. E dopo quella esperienza, si trova nelle pagine, vive un'altra grande esperienza. Scusate, prima ho saltato una cosa, per quando firmammo l'accordo non avevamo poi come nella fase di transizione risolvere il problema per quanto riguarda i lavoratori. Riuscimmo a costringere la regione a prendere un centro di formazione e fare la formazione professionale a tutti i lavoratori in attesa che o rientrassero in fabbrica o che collocassero. Ma voglio dire questo perché anche in questo abbiamo contribuito. Dopo quell'esperienza in fabbrica, lui vive un'altra grande esperienza, che è quella di diventare funzionario sindacale, dirigere il sindacato metalmeccanici della CISL a Monza e Brianza, e l'esperienza fatta innocenti agli innocenti non è che non servisse, perché parlare della Brianza e fare il segretario dei metalmeccanici di una delle federazioni della FLM voleva dire misurarsi e confrontarsi con grandi aziende come la Philips, come l'IBM, come la Gilera, come la Penetra, come la FARC. In altre parole, misurarci con la grande esperienza che era l'informatizzazione, perché non è che operassero solo lì, e quindi vive quella grande esperienza fino a quando raggiunge l'età e decide di muoversi pensando anche alla, e vive l'ultima parte prima della pensione, l'esperienza, perché nel contempo l'esperienza degli innocenti ci aveva consentito di aprire una battaglia e conquistare presso la regione Lombardia l'Agenzia Regionale del Lavoro, con presente una commissione, il presidente allora era, se non vado errato non vorrei sbagliare gli anni, ma era Alberto Bellocchio, e Alberto Bellocchio, che era stato il segretario regionale della CGL, e Gianni era uno dei componenti, e quindi vive quell'esperienza fatta agli innocenti a livello più generale. Ecco, le pagine di questo libro ci fanno vivere non solo queste esperienze che io ho ricordato, ma anche cosa significa sul piano umano, nei rapporti con la comunità, nei rapporti con la famiglia,
a moglie, figli, perché fare attività sindacale ai diversi livelli non è che lasci tutti gli spazi che sono necessari per i rapporti familiari, perché anche questo penso che lo dice uno che ha incominciato nel 54 a fare il componente della commissione interna. Però questo fa crescere, cambia umanamente, cambia culturalmente, vuol dire vivere in comunità e quelli che sono i problemi della comunità sono anche miei. E avevo fatto in quegli anni l'esperienza di fabbrica, vuol dire come ogni giorno fare le scelte per avere che i lavoratori delle diverse fabbriche, le lavoratrici, i giovani, coloro che hanno diverse condizioni, siano protagonisti e partecipi, con grande solidarietà, e contribuire anche quando si è ad alto livello. Fatte queste esperienze, siccome la passione non era venuta meno sul piano politico, il suo impegno, se lo ricordava prima il sindaco, è in consiglio comunale e nell'amministrazione, e è proseguito qui in questa realtà per rispondere in questo bel territorio. Quando scendo la macchina oggi sono un po' commosso, perché mi sembrato di trovarmi nelle colline del Friuli, dove sono nato, sotto il piano del Consiglio. È molto simile. E c'è il vino buono qui come là, c'è il vino buono come là. Forse quello friulano è un po' più. Forse è più buono, eh? Bravo. Allora vado verso la conclusione. Il libro ci fa vivere decenni di esperienze. La grande stagione di conquiste, 60-75, 80, ma anche come poi inizia l'arretramento. Non bisogna mai dimenticare che non era semplice allora, perché quando ci si impegnava c'era la rappresaglia politica molto spesso. Io nelle mie varie responsabilità me ne sono occupato, ricordo a questo riguardo che fino a quando conquistammo lo Statuto dei diritti dei lavoratori e in quegli anni la legge che pose fine al licenziamento per matrimonio, la legge che pose fine ai licenziamenti per maternità, la legge che pose fine ai licenziamenti per rappresaglia politica, però dal 48 al 70 non dobbiamo mai dimenticare, bisogna ricordarglielo all'attuale Presidente del Consiglio, che i licenziamenti per rappresaglia politica e sindacale furono 523.000, e solamente per ricostruire a queste centinaia di migliaia di donne e uomini licenziati per rappresaglia politica o sindacale, per ricostruire almeno le posizioni previdenziali, abbiamo dovuto fare una battaglia che è andata avanti. Me ne sono occupato al sindacato, in Parlamento, al governo, ad esempio per quelli del pubblico impiego, riuscimmo a fare la legge che consentiva di ricostruire le posizioni previdenziali dei licenziati per la rappresaglia politica del pubblico impiego solo nel 2001. Oltre 30 anni dopo la Costituzione,
c'è lo statuto dei lavoratori, ma oltre 50 anni alla Costituzione. Ora dobbiamo fare in modo che quella esperienza dobbiamo farla rivivere, perché siamo in presenza di un nuovo cambiamento produttivo, di organizzazione del lavoro, di organizzazione delle imprese, non solo italiane, europee ma mondiale. E dobbiamo farla vivere anche tenendo conto della capacità con cui abbiamo condotto quegli anni di quelle battaglie. Come dimenticare il ruolo che abbiamo avuto per sconfiggere il terrorismo, lo stragismo fascista, per fare in modo che venissero attuate quelle misure. Ecco, come abbiamo operato anche in quegli anni, e quelle battaglie le viviamo nel libro, che ci fa vivere e ci aiuta a fare le valutazioni dell'oggi, ma che ci deve aiutare a fare le riflessioni, a formare le nuove generazioni affinché sia lì una nuova stagione, una nuova fase, che partendo da quella che è la nuova realtà economica, produttiva, organizzativa, sappia, così come è indicato nella Costituzione, far vivere i valori della Costituzione. A questo riguardo desidero citare brevi righe. Entriamo nell'epoca della precarietà e nell'inizio dell'impoverimento, non solo delle forze sociali più a rischio, ma anche di quelle dei ceti medi. Termina questa frase: rimpiango i tempi, quelli degli anni 1970 e 80. È l'indicazione che ci dà verso la fine del libro Gianni. Ci dice che assieme a rimpiangere dobbiamo costruire la nuova stagione. E grazie per aver operato, malgrado le difficoltà che hai sul piano della salute, a scrivere queste pagine, a fare queste valutazioni del vissuto del passato, che ci aiutano a costruire con le nuove generazioni un futuro, ma che sappia far tesoro, come in quegli anni, che racconti come si ricostruisce la parità di diritti, l'equità, la coesione, la solidarietà. Di nuovo grazie, auguri a voi, perché assieme alla sua contribuito a costruire questa nuova cosa.